Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV tutti, Sport. Tutti e tre insieme, Stiamo. Vuoi iniziare subito? Scusa, posto, regia, <ride> eh, devi centrare prima Cristian. E poi noi hai, hai svelato già. Non iniziare a fare polemica. Allora no, presento ma... subito il mio ospite, i miei ospiti di oggi. Leonardo Caudio, eh, io... giornalista di tutto Sport. Una cortesia. Io saluto sempre chi mi vuole bene, chi mi stima e soprattutto eh, gli abitanti del quartiere Libertà, perché sono i migliori Barese in assoluto. E poi un saluto fraterno a Massimo. Perché ogni volta, ogni mattina che mi incontra e mi chiede, ma i mataresi se ne vanno, io gli dico di no e lui eh, diventa triste, mi dispiace per lui. Avevo raccomandato a Leonardo di stare tranquillo, invece ha già iniziato comunque, a modo sulla no, no, trasmissione. Presento anche il mio ospite, invece il tifoso fuori campo, Francesco D'Amore. Buon, Buon pomeriggio, Francesco. a tutti i tifosi. E allora, calciomercato in primo piano. Intanto vi ricordo no. il numero per intervenire in diretta che è lo 080 501 9998 Leonardo, prima di, di parlare, eh, diamo le ultimissime, soprattutto su Nicola Belloma. Al centro di un intreccio di calciomercato, questa mattina c'è stato un incontro tra Adriano Galliani e Guido Angelozzi informazioni su Nicola Bellomo, è pronta ad entrare in concorrenza con Inter e Roma, il Bari per la metà del talento barese chiede 2,5 milioni di euro. Bisogna anche dire che Inter e Roma hanno messo gli occhi su un altro talento del Bari, un under-15 vogliacco e vorrebbero comunque inserirlo nella trattativa per Nicola Bellomo. Leo, chi la spunterà alla fine? No, io credo che alla fine su Bellomo la spunterà il, la Roma. Comunque, in ogni Stato caso. In questo momento sono proprio a pranzo, Guido Angelozzi e Adriano Sì, Galiani, ma credo che, che al centro della trattativa non ci sia Bellomo ma bensì un, un altro giocatore del Milan che gioca nel Cittadella, un terzino sinistro, credo De Vito si chiami. Chiedo lui a Giancarlo De Peppo, che lui è l'esperto. E quindi. Penso che sia più per questo Quindi che. il Bari è... Si è interessato a questo. Sì, terzettore. il Bari cerca un difensore sinistro, su questo non ci Beh, sono però, dubbi. È diventata, anche... è diventata la priorità in assoluto, perché questo consentirà a, a Torrente, non solo di avere più soluzioni in difesa, ma anche a livello tattico di cambiare più squadre. Ma le Milan hanno parlato anche di Filcor, di proprietà del Milan. Filcor. Vuole più spazio, ha chiesto di essere... Sì, ma Filcore cioè è molto vicino situazioni. alla Provercelli, qualcuno parlava del Grosseto, col Grosseto invece credo che si stia trattando il ritorno a Bari di crimi e forse di, di un fezzone... Crimi che è a metà, tra, è Bari a metà tra, Bari tra Bari e potrebbe essere e magari proprio... Ovviamente, il... ovviamente eh, tutto ruoterà intorno alla cessione di Bellomo che secondo me potrebbe andare via già a gennaio perché il Bari ha necessità di fare cassa non solo per far fronte agli impegni. Di, de, di febbraio ma anche per cercare di riportare i crimi a Bari perché se dovesse andare via lui ha, ha bisogno torrente di un altro giocatore che sappia impostare l'azione e questo è sicuramente crimi fermo restando che vorremmo vedere Bellomo a Bari fino a fine stagione con quale maglia Francesco lo vedresti meglio io, io cioè per me è indifferente io cioè, voglio che il Bari Calcio abbia possibilità di, di salversi cioè deve proseguire a stare in serie B quindi Bellomo a, a, a mio avviso al, al maggior offerente Roma, Inter, Juventus, non lo so, Milan, anche se lo so che cioè, tutti i migliori calciatori del Bari... I Questosi vanno via, ma quello è il destino di tutti i giocatori famosi. purtroppo il Bari non ha le condizioni di poter tratterare. Però vedi, sarebbe una boccata di ossigeno. Ma non è, scu scusami, Francesco, mm. non è questione che il Bari non è in grado, non può trattenere questi giocatori. Noi dimentichiamo sempre che c'è di mezzo la volontà intanto del calciatore, certo, del certo, suo però, procuratore. Però. Cioè, voglio dire, e anche della società, perché eh, stiamo parlando: sempre pa sì, un paio d'anni. Adesso non esageriamo mercato, perché fino Leonardo, a poco tempo fa tra virgolette a svenderlo sì cristian il problema è che noi qui dobbiamo sempre creare i casi no perché l'ho visto anche quello che sta succedendo su borghese che è, a dir poco no dobbiamo tornare borghese, su borghese perché a dir poco scandalo mi fermo un attimo vorrei avere un ascoltatore in linea poi proseguiamo con, uh, con questi argomenti pronto ciao Cristiano ciao daniele cristian eh, volevo fare due domande all'ospite a Leonardo Gaudio sì. sinceramente eh, innanzitutto, ah, sì. mi dispiace che Borghese è andato via perché aveva sostituito la grande, il grande fotografo Armando, quindi adesso <ride> ci manca un'altra sostituzione. Eh, poi volevo chiedere a, da, appunto a Leonardo eh, se il Bari non, non sarebbe andato in Serie B grazie a quella stagione maledetta: i debiti sarebbero stati più ricompensati? Attualmente, sicuramente, eh, Daniele, eh, sicuramente è stata sì, perché la retrocessione è stata veramente un disastro. E quindi è normale che sarebbero entrati più soldi e ci sarebbero stati meno, meno debiti. Questa è un'equazione in. Eh, eh, da Daniele ha sì, L'ultima sì. domanda, volevo chiedere. Uh, appunto le voci rincorrono che appunto la società, la famiglia Mattarrese vuole andare via. Sì. Allora perché si interessa? Uh, sì, allora se è vero, non so se è vero o meno, perché Antonio Mattarrese continua a stare nella FGC? A me fa piacere. Però insomma le mani a marmellata, insomma. No, vabbè, comunque, sì, sono, eh, vorrei, sono questioni, vorrei sono questioni diverse. Vorrei che tutte le persone per che telefonassero sì. qui a Telebario Radoga fossero come Daniele. Vabbè, no, 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 ma per, no, per un semplice motivo. Perché tutti, prima comunque. intanto è tranquillo e fa delle domande intelligenti. E secondo perché insomma dà anche degli spunti per poter tornare su argomenti importanti. È vero, Antonio Matares ha detto che la famiglia vor, vorrebbe lasciare il calcio. Però una famiglia che vuole lasciare il calcio non si impegna ancora a diventare membro onorario della UEFA o è membro onorario della FGC, cioè, non mi sembra che eh, no. ci sia questo progetto all'interno della famiglia. Poi sappiamo che come i politici che dicono sempre il contrario di quello che pensano, dobbiamo pensare che effettivamente i Matarese vorrebbero rimanere no. e secondo me sarebbe la cosa migliore se si vuole ancora vedere il calcio a Bari perché sono convinto che senza i Matarese Bari faccia la fine di Taranto. E foggia nel fine, migliore dei casi Leonardo, finalmente però sono io, stati quantificati almeno i debiti. Ma Pare non lo lasciamo anziaggi, perdere, perché questa, questa storia dei debiti, almeno, almeno questa storia dei, dei debiti è un'altra barzelletta che circola: i debiti sono dei matarrese e se li pagano appunto, i matarresi. Non appunto. sono i debiti che così. bloccano la cessione della società però, Leonardo, a bloccare l'eventuale. Scusami Cristian, bloccare l'eventuale cessione di una società è una città che non offre nulla ad un futuro sì, investitore, questo, questo è, un è una però città ne... che ha degli abitanti che sono pericolosi Leonardo, dal punto di non vista calcistico. Dico... Perché? E ti spiego, vorrei che mi fai, eh, sì, facessi di... dire questa cosa. Dico, cosa. Se la famiglia Matarese non risana la società, nessun imprenditore può risanare. Ma cosa deve risanare? Sta risanando eh, beh, Leonardo, eh, Leonardo, è è 30 risana... milioni di euro di debiti, non è che si risanano in un giorno. Il problema è che se loro riescono a, a, spalmare, a fare l'accordo con l'Agenzia delle Entrate sì, capito, e riescono a spalmare fan, quel debito, non, non ci sarebbero più problemi a livello finanziario. Il problema è un altro, Cristian. Noi dobbiamo cercare di elevare il livello sociale, culturale e civile di questa città. Allora non è ammissibile che quotidianamente ogni giorno ci sia uno stillicidio vergognoso nei confronti. Di una famiglia che ha una sola colpa, quella di aver fatto vivere il calcio a Bari e garantito il calcio a Bari per 35 per vivere anni. Vivere e morire nello e stesso tempo, Leonardo, perché lo faccio ancora per tantissimi, Leonardo, anni. Ancora per tantissimi Leonardo, anni. Ma se ci troviamo in questa guerra, allora, la colpa capire, di chi è esistente. Se c'è una società con 30 milioni di euro di debiti, se manca un centro Guarda, sportivo, se manca un settore sì. giovanile, cioè la colpa Cristian, di chi è di non mi devi la interrompere, colpa di mi devi far la finire il concetto, poi ti, rispondo, poi ti rispondo. Abbiamo ascoltato Telenina, poi però sei pronto. fate Diamo priorità comunque alla poi la tua risposta. Poi Pronto? devo riprendere da qui. Eh? Va bene. Ciao Christian, sono Massimo. Ciao Massimo. Sono un abitante pericoloso, eh, sono un tifoso sottoculturato, <ride> non, eh, non ho cultura, non ho niente. E eh, spero, eh, spero, anzi, sono contento di non essere rappresentato da, da signor Gaudio no, uh, non a non voglio, seria, Massimo, Perché non, non voglio rappresentare nessuno, io esprimo dei giornalista miei giudizi, e che si, va, Leonardo, si passano su cose però, reali. Leonardo, lascia comunque parlare deve dare, Massimo. Deve dare, deve dare prova di, eh, eh, di essere equidistante fra le cose, e il signor Gaudio non lo è, e io spero, che la persona, questa se ci fosse magari questo miracolo, la persona che possa comprare il Bari, Dice, di, gli il Bari. dico a questo punto: che ma la ma chi persona deve comprare il Bari? Che, no, stai, però comprare con, comprare Leonardo, devi concludere. Deve comprare il Bari e deve cacciare Gaudio da Bari. Grazie, io vorrei Gaudio. che vabbè, i Matarrese eh, rimangano perché così vi fa scoppiare il fegato alla fine. Vabbè, dai, non esageriamo, no, ma teniamo ecco, la voglio, calma. Allora, chiudi il discorso, poi vuole sentire anche il parere di, di Francesco io a riguardo. Che spero che a Bari ci sia un sindaco, un prefetto, insomma, qualcuno che intervenga per cercare di fare cessare questo stillicidio. Questi atti incivili, sono... perché no. è assurdo che una però... famiglia debba sentirsi essere attaccata quotidianamente da, da del Bari persone maleducate in civili. No. Ma ne hanno cosa c'entra? Eh, quali, quali tifosi del Bari? Qui poi c'è un'altra un cosa che mi fa veramente spesso, no? molti parlano di. Eh, io ricordo i 40.000 allo stadio della Vittoria perché c'è un gruppo di nostalgici che pensano che si possa tornare ancora a giocare allo stadio della Vittoria. Il della Vittoria? No, no, eh, scusa, Francesco, scusami se ti sto no. togliendo un po' di spazio, ma quanti posti aveva? Massimo, il vecchio aveva 26 28000 posti, non ha mai avuto 40.000. Allora che faccio? 28 entravano e 12.000 stavano fuori dallo stadio perché a Bari poi siamo abituati a, a, a fare sempre più Vabbè, grande però, le cose. Qua, no? 40 perché 40.000 sono, sono quasi una rarità comunque Leonardo. Ma dove 40 entravano 40.000 40 della vita? Se... Poi ti ricordo che negli ultimi anni eh, la magistratura no. aveva ridotto ulteriormente il tempo. Ma, ma, ma lasciamo stare, ovviamente bisognerebbe posti. rimetterlo a norma quello stadio per poterci tornare Così chi, chi, chi lo dubbi. mette a norma? È lo stadio della, del San Nicola che, che ne no, fa? Finora no, tutti ma. si vantavano. Abbiamo lo stadio certo, più bello sono... del mondo. mo fa schifo, stadio della Io sono dell'idea, comunque bisognerebbe soprattutto rivalutare quello che è lo stadio San e tutte comunque le zone Ma il problema, adiacenti il allo stadio oppure c'è un altro che esiste un progetto Esiste un progetto che prevede la ristrutturazione e l'adeguamento del San Nicola ai parametri UEFA, che è conservato nei cassetti del Comune. Tra poco non so dovrebbe perché, partire comunque un piano proprio di, di rilancio di dello stadio San Nicola. o grandi tifosi si sogna mai di andare a Roma, Francesco, scatola, velocemente il tuo anche punto di vista, perché dobbiamo che non andare in, no, in no, pubblicità, è un avvocato. diciamo, siccome il Baricalcio, un SPA. Coloro, coloro che dissentono non dovrebbero andare allo stadio. È come il uccidere. Ma chi sai? va allo stadio? Appunto, non, se ti non piace Vanno le persone dico, allo stadio. No, oggi. Siamo 4-5.000, cioè i cosetti. Ma 4 cinque. Guarda, ci 6, troviamo 6, con 5000 mila abbonati 6, perché c'era quella 5, promozione 5, 5, degli abbonati. Poi okay, lo zoccolo 2. Se lo no, no, quelli sono Vabbè, i mila sono tifosi sì, Ma come fai che un tifoso del bar in questo momento? Vai, segui la squadra. Cioè è difficile, devi essere attaccato sia alla maglia, però no, io, non no, il spazzare, sì, ma io non condanno il tifoso che comunque io decide di starsene a casa perché comunque non vede da anni un progetto è, che è preso in giro. Dobbiamo andare in pubblicità tra poco con la seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport.